Afghanistan, intesa di massima tra Stati Uniti e talebani per un accordo di pace. Il ministro Trenta Italia valuta il ritiro del contingente. Siracusa, una delegazione del PD a bordo della Sea-Watch. Martini e Orfini annunciano: noi indagati per essere saliti. Migranti, la Lega avverte, processare Salvini sarebbe un processo al governo. Di Maio, reddito di cittadinanza, non ci sarà pietà per i furbi. Papa Francesco, rientrando da Panama, interviene sul Venezuela, temo spargimento di sangue, serve soluzione giusta e pacifica. Napoli, bimbo ucciso, fermato per omicidio volontario aggravato, il convivente della madre determinante, il racconto della sorellina. Dal gelato al detersivo, battaglia per vincere la guerra alla plastica, in America shopping a domicilio con contenitori riutilizzabili. Colapesce, cantautore siciliano, rende omaggio a Fabrizio De Andrea, 20 anni dalla sua scomparsa, con la nuova interpretazione di un capolavoro della musica, la canzone dell'amore perduto. Buonasera dal TG1. Afghanistan dunque in primo piano, dopo 6 giorni di colloqui in Qatar, l'annuncio di un'intesa di principio tra Stati Uniti e talebani per un futuro accordo di pace.